La serie di incontri pubblici col fotografo ravennate Alex Maioli si è conclusa ieri alla Galleria Argentica con la presentazione del suo volume Libera Me. È stata una cosa improvvisata che è venuta fuori dopo i due incontri che abbiamo avuto a Lugo ieri e alla Classense l'altra sera. Abbiamo aggiunto una giornata così per, in realtà doveva essere un signing book, cioè un libro di Libera Me da firmare. E in realtà non si trovano più questi libri tanto facilmente, non so quante ne sono riusciti a trovare, e quindi siamo improvvisati, due stampe al muro e un po' di libri così da firmare, così prima di dirci ciao al prossimo appuntamento. Quando sarà questo prossimo appuntamento? Non ho idea, io con Ravenna ho amore e odio, cioè diciamo che la verità è che è una città che amo per molti punti di vista, e odio per la lentezza, per le cose che un po' per la chiusura mentale che ha sempre avuto rispetto a certe cose, in fotografia anche, in realtà sto cercando di dare anche una mano a loro, a tutti, a chiunque si ha bisogno per portare questa fotografia a Ravennate che esiste, cioè, da questo posto, dai Guido Guidi, dai chiunque ha fatto fotografia in questo posto, Jonathan Frantini, Alessandro Dragoni, Michele Buda, cioè te ne posso, e però non è mai stata presa in considerazione, se non, o da Malan chiaramente, se non appunto vai fuori e questo qua è fuori, funziona, questi ravennati fanno delle cose che vengono riconosciute e a Ravenna non vengono neanche mai seguite. Adesso magari diamo una mano, c'è cioè questa cosa di 2019. Vediamo, sono pillole che vengono lanciate, diciamo, o adesso o mai più. A proposito della candidatura di Ravenna 2019, come si può aiutare la nostra città a diventare capitale della cultura? Non so, forse è un paziente già morto, quindi non si può più risuscitare, però si può sicuramente concentrarsi su quelle pochissime cose che ha Ravenna, che sono sicuramente la fotografia e il teatro. A parte il mosaico, non vogliamo tornare al mosaico, io credo che il mosaico sia un po' da tenere lì come un bene prezioso, ma non da, cioè, i giovani ci sono, cioè, per fortuna ci sono dei giovani che fanno ancora mosaico, questo, se mi ricordo i nomi, c'era la Duscena, c'era questo gruppo il Tre, questi ragazzi col Greco, con Paolo, la Onico, adesso non mi ricordo il nome, spero che chi conosce capisce. E quindi io concentrarsi, fotografia e teatro, non c'è nessun'altra cosa da fare. Le altre discipline ben vengano, cioè avete già Ravenna Festival, che credo che, cioè, penso che proprio, queste sono le ultime due occasioni che ci sono. Se si fa qualcosa veramente di importante della fotografia, e teatro è lì, cioè ovunque ti giri, dalla Refero Sanzio alle Albe, che ne so, Fanny Alexander e giù di lì. Non capisco perché non si possa fare, è lì che bisogna concentrarsi. Secondo lei perché i ravennati in generale non riescono a cogliere l'importanza di arti diverse dal mosaico? Wow, una domanda. Vabbè, prima cosa ci si campa con questo mosaico qua, e non bisognerebbe, cioè esiste, la gente viene per vederlo, perché è già lì, però non è che ne fai altro, cioè, è un'onda lenta, lunga, che ti porta. Però l'onda non sai mai quando finisce, cioè non è che un giorno ci punto, ok, arrivano gli iraniani, tirano fuori il mosaico iraniano, cosa fai? Finisce la storia. Allora invece di cavalcare un'onda lenta e lunga, la dovresti creare un'altra, uno scossone, un bello scossone, un'altra onda che potrebbe avere un'altra lunghezza che si può portare nel tempo, quindi stiamo parlando di educazione, di scuole, di fotografia, di qualcosa che possa, non so cosa, un importante ruolo di questi fotografi, di questi registi, che possono portare qualcosa che rimanga per sempre. Devi creare l'argenteria in questa città.